L'avvocato Filetto è assessore ai lavori pubblici, l'assessorato più impegnativo. Qual è la sua storia politica e personale? Allora, diciamo che io ormai sono all'interno del nuovo centrodestra da più di 5 anni, assieme all'assessore, oggi senatore Marinello. La mia storia politica è una storia che nasce da un gioco con dei ragazzi. Per la prima volta ci siamo candidati ed è stato molto bello perché era stato fatto con ingenuità, trasparenza, lealtà, gioco, divertimento e voglia di rappresentare le persone che erano assieme a noi e quindi anche tutto il nostro paese. In realtà poi nel corso del tempo abbiamo capito che la politica è qualcosa di diverso. Abbiamo capito che la politica è un impegno a 365 gradi, è un obbligo, come oggi attraverso la carica che andrò a ricoprire, impegnarsi in toto, quindi abbandonerò pure il mio lavoro per cercare di aiutare il mio paese, perché ci vivo da 36 anni, amo il mio paese, ho deciso di rimanere in questo paese anche dopo la laurea e pertanto sono sicuro che, o per meglio dire, cercherò di dare il massimo dell'impegno, come sempre, in tutto quello che faccio, nel mio lavoro di avvocato, di collaboratore di un notaio e tutto quant'altro. Per quanto riguarda le deleghe, vorrei correggerla, in quanto non parliamo solo di lavori pubblici, ma abbiamo manutenzione, suolo pubblico, edilizia scolastica, verde pubblico, polizia municipale, nettezza urbana, quindi le deleghe sono tante. Ma ciò non ci preoccupa perché siamo, diciamo, abituati a lavorare. Si sente anche la capacità professionale per dedicarsi ai lavori pubblici, all'urbanistica. Le posso dire una cosa: attraverso la collaborazione con il notaio da 8 anni, è un campo che io conosco bene poiché ho sempre trattato suoli pubblici, sanatorie, ma da privato, andando negli uffici a discutere appunto. E ho visto le problematiche che ci sono e proprio per questo cercherò di aiutare i dirigenti e gli impiegati attraverso una collaborazione e rispetto reciproco per fare qualcosa di buono per il nostro paese, perché dobbiamo ricordare che ufficio sanatoria è uno degli uffici più importanti di questa città, perché sono entrate importanti per il paese e oggi, come pure voi ben sapete, il paese non naviga in belle acque. Che raccolta di rifiuti ci promette e che pulizia della città. Noi abbiamo iniziato già la giovedì, io non ero ancora stato neanche nominato assessore e le dico la verità, mi ero impegnato. Sono stato ieri mattina alle 8:30 a Borgo a pulire la spiaggia che va da Pietrecadute sino alla foce del fiume Platani. Abbiamo raccolto 15 sacchi e granti di spazzatura, due bombole di gas e un frigorifero. Questo, a me dispiace dirlo, però spero che la cittadinanza inizi a sensibilizzarsi e a capire che il problema del rifiuto e il rispetto dell'ambiente è importantissimo. Io non posso assicurare niente, posso assicurare il mio impegno, sperando che le varie istituzioni e, diciamo, oggi Sogeir ci aiuti e collabori nella pulizia e rispetto dell'ambiente. Si passerà all'appalto per la raccolta dei rifiuti? Allora, questo ancora ad oggi è un tema molto acceso. Riteniamo che dovrebbe essere, sempre attraverso un tavolo di concertazione con sindacati, pubblici cittadini e consiglieri comunali, giustamente, forze politiche di opposizione e di maggioranza, perché ricordiamoci che non è che perché abbiamo vinto tuteleremo, rappresenteremo soltanto gli elettori nostri, tuteleremo tutto il paese perché siamo tutti cittadini del Libero. Quindi è un problema che affronteremo a breve. Grazie. Quanto tempo ha bisogno per dimostrare le sue capacità come assessore? Non penso che sia importante il tempo, quanto quello che riusciremo a fare, perché dice il tempo. Io già da mercoledì mi sono attivato e spero che anche già in un mese possa dare i miei frutti. Poi, se non è un mese, ma sono 6 mesi, però certamente in tempi brevi una risposta dobbiamo darla, altrimenti tornerò a fare il mio lavoro.